Io mi auguro davvero che voi possiate passare una serena domenica migliore della mia, perché sono in una condizione veramente tragica. Sono ammalato, se non ammalatissimo. Stamattina avevo pubblicato il video in cui avevo registrato ieri sera il post partita di Roma-Inter e non stavo bene, ma stamattina mi sono svegliato proprio nella follia e quindi devo assolutamente andare a riposare un attimo. Abbiate la gioia che sia comunque qui a registrare questa conferenza stampa, ma non potevo assolutamente non farlo, anche perché è un appuntamento fisso del canale e quindi perdonerete la mia voce nasale, però più di così non potevo fare, non potevo lasciarvi senza il video dopo che ve l'avevo promesso, tra le altre cose, proprio questa mattina, e vi ringrazio perché il video di stamattina è andato molto bene e quindi speriamo che possa andare molto bene anche questo. Vi chiedo come al solito un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale perché dobbiamo arrivare prestissimo ai 250.000 iscritti. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, Allegri dice: il gruppo ha lavorato bene, come tutte le settimane, non mi posso lamentare. Domani serve cercare di tornare alla vittoria dopo un punto fatto in due partite, contro una squadra che secondo me per valore, per partite giocate, non merita assolutamente la classifica che ha, perché ha perso molte partite nel finale, quindi bisogna avere grande rispetto. Ora, il fatto che l'Udinese abbia perso tante partite nel finale, un bel chi se ne frega, per dire, noi ne abbiamo vinte tante nel finale e ci meritiamo esattamente quella classifica lì, ci meritiamo di essere al secondo posto. Quindi chi se ne frega se l'Udinese ne ha perse tante nel finale, ecco, cerchiamo di utilizzare questo come trampolino di lancio per renderci ancora più pericolosi. Noi ne abbiamo vinte tanto nel finale, loro ne hanno perse tanto nel finale, cerchiamo di sfruttare questa cosa a nostro vantaggio. Ma non significa che non abbiano la classifica che meritano, perché se no allora significherebbe mettere in dubbio anche la nostra. E secondo me non ha minimamente senso. Sono fisici, hanno dei buoni giocatori. Luke è cresciuto moltissimo. Hanno giocatori con tiro e dribbling come Samardžić e non è assolutamente facile. Vi dico subito che io ho visto un Allegri un po' spento, quasi come se la partita di San Siro avesse tolto un po' di sicurezze proprio anche all'allenatore, che credo che sia logico tra le altre cose. Non è una cosa che critico ad Allegri, perché io stesso ho perso un pochino di quella consapevolezza che avevo, però non deve commettere questo errore la squadra. Cioè la Juve deve rimanere, a partire proprio da Allegri, un corpo unico, diciamo così, un'unica grande entità, perché appunto un punto in due partite è troppo poco e bisogna farlo diventare 5 punti in 3 partite. Anzi, 4 punti in 3 partite, non so neanche più fare i conti. Perché sennò diventa un bel problema. Se domani sera non andiamo a fare 4 punti in 3 partite, diventa un bel problema. Quindi io capisco che possa essere stata una mazzata tra capo e collo importante, quella di San Siro, perché lo è stata. Però la stagione non è finita. Non molliamo adesso, ragazzi. Mister, ragazzi, non molliamo adesso. Non fatelo perché c'è ancora tanto da giocare, tra cui una semifinale di Coppa Italia. E quella è veramente molto, molto importante. Quanto mi vedo ancora sulla panchina della Juve? Cerchiamo di finire bene questa stagione nel migliore dei modi. Poi è ancora un anno di contratto, ma noi dipendiamo sempre da risultati e lavoro che viene svolto. Allegri qua va con i piedi di piombo, no? Cerca di andare cauto. Anche qui ho percepito un po' di malinconia nelle sue parole. L'anno scorso lo vedevamo stanco, esausto, triste per quello che stava succedendo alla Juve fuori dal campo. Adesso invece lo vedo proprio rassegnato, che è una cosa diversa. Poi vedremo se magari semplicemente una giornata storta, può capitare anche questo. Monitoriamo questa situazione perché io Allegri oggi l'ho visto proprio privo di energie da questo punto di vista. Domani raggiungo Lippi, sono molto soddisfatto per questo traguardo. Ha fatto la storia della Juve e del calcio italiano. È una persona straordinaria e sono legato a lui in modo affettivo. Sono molto contento. Poi domani abbiamo una partita importante da vincere. Sarà la mia 405esima panchina con la Juve, ma questo passa in secondo piano. Bravo qua a prendere quello che è la tematica, no, della giornata che hanno provato ad inserire, quindi questo parallelismo tra lui e Lippi, perché domani vanno a festeggiare, anzi Allegri va a festeggiare la 405esima panchina della Juventus e diventa insieme a Lippi il secondo allenatore più longevo nella storia della Juve. Però giustamente Allegri dice: oh, ragazzi, sì, però va bene, c'è una partita da giocare, ma soprattutto da vincere. Vlahovic non ha niente di particolare, ha un affaticamento all'adduttore, settimana prossima con il Verona dovrebbe essere disponibile.
Ecco, io qua invece sono un po' preoccupato perché tante volte abbiamo sentito no, non è niente, non è preoccupante, la prossima settimana tornerà, per dire anche su Chiesa, tante volte abbiamo sentito questo e poi non succedeva. Quindi io finché non vedo non credo, non chiamatemi Luca, chiamatemi Tommaso, non ci credo finché non ci pianto il naso, naso che ho chiuso. I tre attaccanti, no, domani saranno quattro, porteremo Cherry dalla Next Gen, Chiesa sta bene, così come Yildiz e Milik. Domani mattina valuterò e deciderò chi giocherà tra Chiesa e Yildiz. No, Alcaraz non è pronto a giocare dall'inizio, è qui da una sola settimana, ma buone qualità. Secondo me ha potenziale per migliorare, ma dare giudizi dopo una settimana è difficile, no, mi sarà impossibile, è diverso. Si è messo a disposizione e ci tornerà utile per il finale di stagione. Per quanto riguarda l'Inter, era la favorita e non c'era da aspettare la partita ieri con la Roma. A tal proposito, vi invito ad andare a vedere quello che è stato il post partita di questa gara, in cui vado a intrecciare ovviamente i discorsi relativi alla Juventus. Lo trovate qui sul canale o qui sopra nelle schede. Abbiamo fatto 53 punti. Tornare alla vittoria è molto importante perché ci allontaneremo in modo importante dal quinto posto. Anche perché poi nel calcio non si sa mai. E poi ritorneremo a meno 4 dall'Inter. È un dato di fatto. Noi stiamo facendo il nostro percorso. L'Inter è cosa straordinaria. Nel 2024 ne hanno giocate 7 e ne hanno vinte 7. Noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile già da domani, cercando di tornare alla vittoria. Devo dirvi la verità, questa conferenza stampa di Allegri non mi è dispiaciuta. Al di là del mood che poteva avere, non mi è dispiaciuta, perché qua mi è piaciuto il fatto che sì, il focus sul quinto posto, giocare a Champions, che ha ripetuto soltanto una volta, ed è già un passo avanti. Però il focus di Allegri sembra quasi essere più torniamo a meno 4 dall'Inter. Oggi questa conferenza stampa mi fa davvero capire che Allegri è stato distrutto da quel risultato dell'altra sera di San Siro. Che è logico pensarlo, però è anche vero che noi abbiamo sempre sentito parlare di qualificazione Champions e bla bla bla, togliendo molto il focus da quella che poteva essere la lotta per il tricolore, cosa che invece abbiamo sempre fatto, sostenuto qui sul canale da quando la Juventus ha iniziato ad avere questi risultati. Ecco, secondo me oggi Allegri ti ha fatto capire che anche lui chi se ne frega del quarto posto, ma era lo scudetto quello che puntava, nonostante tutte le persone che vogliono cercare e portare avanti una certa tesi su Allegri continuano a dire no, ma è impossibile con questa squadra. Io invece credo che Allegri ci credesse anche con questa squadra. Allegri forse meno allegriano di tanti altri da questo punto di vista. Però non so se è una lettura mia personale oppure per tutti quanti. Anche perché poi gli chiedono, lo scudetto è stato perso in albergo dopo ieri? Allegri giustamente dice, ma no, erano situazioni diverse tra ieri e il Napoli e noi. In questo momento mancano tantissime partite alla fine del campionato e siamo in una posizione e condizione diversa. Non vuol dire che la vittoria dell'Inter domani ci farà andare in campo demotivati. Anzi, serve essere ancora più motivati. Domani abbiamo un obiettivo principale che è tornare alla vittoria che ci permetterebbe di allungare sulla quinta e tornare a meno 4 con una partita in meno dall'Inter. Proseguire nel nostro percorso. L'obiettivo principale nostro è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo e per farlo domani diventa una partita non decisiva, non dico decisiva, ma molto importante. Però vedete, Allegri due volte l'ha ripetuto questo discorso sul quinto, ma tutte e due le volte hanno voluto mettere comunque il focus sul meno 4 dall'Inter da raggiungere. E questa è la strada giusta. Questa è la strada giusta. Perché secondo me dobbiamo ricominciare a costruirci davvero una mentalità vincente, che in questo momento la Juve non ha, ma che pian pianino può ricominciare a costruire. Lasciamo da parte questa narrazione l'allungo sul quinto, la qualificazione Champions. Focalizziamoci sulla distanza dell'Inter. Bravi, guardiamo avanti, non guardiamo indietro. Questo è quello che dobbiamo fare adesso. Adesso dobbiamo veramente guardare avanti. Stanno bene i ragazzi dal punto di vista mentale. Perdere uno scontro diretto, stesso Allegri che qualche settimana fa aveva detto non è uno scontro diretto, oggi dice perdere uno scontro diretto ci sta. A Milano purtroppo abbiamo perso contro una squadra che sta facendo cose straordinarie. Non vuol dire che una partita ti fa buttare tutto il lavoro fatto in questi mesi. Anzi, è stata una partita dove abbiamo imparato molto. Speriamo di metterlo in pratica domani. Mi è piaciuta anche questa risposta. Mi è piaciuta tanto. A Chiesa chiedo di fare buone prestazioni e a mettersi a disposizione della squadra come tutti. Federico domani se giocherà dall'inizio avrà una possibilità importante. L'anno scorso ne entrava dal crociato, quest'anno ha avuto qualche intoppo, ma è un giocatore importante per la Juve e ci aspettiamo molto da lui. E io mi aspetto anche un rinnovo di contratto, perché sennò diventa complicata. E anche di questo ho già parlato in questa settimana, trovate il video qui sopra nel canale. Non ho ecco qua, gli hanno fatto una domanda, gli hanno chiesto domani gioca Alessandro e ha visto Sanremo quale canzone le piaceva.
Ma si può andare in conferenza stampa, fare la conferenza stampa di Juventus-Udinese e chiedere se l'allenatore ha visto Sanremo e quale canzone gli piace? Oh, ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? E Allegri risponde prima a Sanremo, poi si dimentica di Alessandro, poi risponde, dice: non ho visto Sanremo, ma Sassuolo-Torino. Quando sono tornato a casa ho visto un pezzettino di Sanremo e ho sentito la canzone della ragazza che ha vinto, poi mi sono addormentato. Avendo una certa età, alle 11 vado a dormire, non ce la faccio ad arrivare oltre. Cioè, rendiamoci conto di cosa dobbiamo dire, di cosa dobbiamo parlare. Vabbè. Queste cose mi fanno molto arrabbiare, devo dirvi la verità. Alessandro Romani dovrebbe giocare. Nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. È un giocatore importante, quest'anno ha avuto qualche intoppo. Diciamo che avevo scelto Danilo, Gatti e Bremer come, diciamo, titolari. Marugani e Alessandro sono giocatori importanti. Alessandro è l'ottavo o nono anno alla Juve, aggiungo io. È lo straniero con più presenza nella storia della Juve. Tosta. Ha vinto scudetti, ha giocato finale di Champions, credo che possa dare ancora tanto. E poi pausa, pausa, pausa. Dare tanto a chi? A che cosa? Al calcio. Ah! Allegri non dice alla Juve, dice al calcio. Anche con un po' di imbarazzo, perché secondo me stava per dire la Juve e poi ha capito che non poteva dirlo. E dice un calciatore, è un giocatore non semplice da trovare. Io spero che domani possa fare un'ottima prestazione. Però io in questo momento vedo i tre titolari che sono esattamente quelli che ha detto Allegri, giustamente, e poi Rugani come prima riserva. Poi non so come stia Thiago Jalot, non lo so, non ne ho idea, però Rugani per me è la prima riserva. Stop. Poi domani giocherà Alessandro, quindi forza Alessandro. Però lo vedo molto in difficoltà. Caro il mio qualche intoppo in questa stagione. Poi Allegri non è che può demolire il calciatore in conferenza stampa, ci mancherebbe altro, è giusto dire una bugia bianca. Rimpianti no, abbiamo fatto una buona partita. Ecco, io qua invece non sono d'accordo. L'ho analizzata subito dopo il fischio finale. Primo tempo equilibrato con l'occasione di Marco e il gol di Thuram. Oddio, c'è stato anche quel salvataggio miracoloso di Bremer, però vabbè. Noi un'occasione con Vlahovic. Secondo tempo, spaccata la partita, abbiamo rischiato di subire gol in più di un'occasione. Potevamo farlo su due o tre situazioni favorevoli. Sì e no, quelle situazioni non sono state sviluppate da nessun punto di vista. E poi Allegri giustamente dice, però indipendentemente dalla partita secca, in questo momento in testa al campionato c'è la squadra più forte. Non dico ora perché è in testa, l'Inter è favorita dall'inizio e lo sarà fino alla fine. Io su questo sono d'accordo perché io inizio anno vi dicevo, per me la favorita è l'Inter, però credo che alla fine lo scudetto non lo vincerà l'Inter, bensì il Milan. E il Milan mi ha deluso tanto, è vero che ha avuto anche tanti infortuni e ora noi dobbiamo stare un po' attenti. Quindi io, anch'io ero convinto che l'Inter fosse la favorita, ma vedevo un'altra squadra come potenziale vincitrice. E la stessa cosa Allegri, perché mi ricordo che diceva l'Inter è molto forte, può essere la favorita, ma il Napoli è la campione d'Italia in carica, quindi occhio. Quindi Napoli, Inter e Milan sono le tre che. Però l'Inter lo sapevamo tutti che potesse essere una squadra super favorita per la vittoria finale e sta mantenendo le aspettative, anzi, forse le sta anche allungando quelle aspettative perché sta facendo veramente un campionato clamoroso. Clamoroso. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, tornare a vincere perché nelle ultime due abbiamo fatto un punto. Questo è il focus che voglio, mister. Non qualificarci in Champions, allungare sul quinto, tornare a vincere perché abbiamo fatto un punto in due partite, tornare a vincere perché dobbiamo rimanere ancorati all'Inter. Queste sono le cose che voglio sentire. Questo è il click mentale che ci serve, ne sono convinto. E poi gli fanno la punta ai chiodi, trovano il pelo nell'uovo perché nell'uovo. L'altro giorno ho detto hanno puntato a tempi alla testa il pelo nell'uovo, che il pelo nell'uovo ce ne sono abbastanza. E dice la parola crisi è una metafora perché abbiamo fatto un punto in due partite, è un dato di fatto su quello bisogna lavorare perché alla fine conta in quelle cose lì. Domani dobbiamo affrontare la partita con grande rispetto dell'Udinese sapendo che ha anche meno punti di quelli che potrebbe avere. Vabbè, qua improvvisazione anche per lo svolgimento delle partite, ma il calcio è strano e quindi succede anche questo. Ecco, speriamo che il calcio domani possa regalarci una partita non strana, ma una partita in linea su quello che dovrebbe essere il pronostico, la Juve che vince in casa con l'Udinese e magari questa sera il Milan che si ferma contro il Napoli, perché serve un po' più di serenità. Perché se il Milan poi stasera vince, domani secondo me noi abbiamo una pressione addosso allucinante e non so se siamo pronti in questo momento a gestire una pressione del genere. Ma me lo farete sapere voi nei commenti e ce lo farà sapere la Juve domani in campo. Ancora una volta vi chiedo scusa per questa voce nasale, ma non potevo farci niente. Vi auguro una buona domenica, riposatevi, rilassatevi, recuperate le energie, perché poi domani sera,
Ci troviamo per tutte le live, ovviamente del caso, tutti i video del caso e domani mattina con il video prepartita. Un abbraccio, ciao ragazzi, buona domenica.